anche per sparlare di quella classe dirigente, e tra questi ci sono molti giornalisti. Io sono fiero che alcuni scrivano sul Fatto, questa mattina hanno fatto, non è merito mio, io gliel'ho semplicemente chiesto, un inserto meraviglioso sul Fatto Quotidiano, dove Francesco Casula, Sandra Murri, Giorgio Meletti, Antonio Massari e altri hanno fatto hanno raccontato un po' in dettaglio la storia che io vi sto raccontando in pillole, ma ci sono molti giornalisti anche qua intorno che hanno fatto il loro lavoro qua a Taranto anche prima che si muovessero i giudici, sempre in attesa che si muovessero i politici. Hanno dato voce ai cittadini, che è la cosa che i giornali dovrebbero fare, altrimenti è meglio che chiudano. Bene, di questi giornalisti ne è venuto alla ribalta uno che io non conosco, non so se è simpatico o antipatico, non lo conosco, si chiama Luigi Abate, lavora o lavorava per Blue Star, che è una TV locale, e un giorno che cosa ha fatto? Ha fatto il contrario di quello che fa la grande stampa nazionale, no? La stampa nazionale che ogni volta che i giudici intervenivano sull'Ilva faceva terrorismo dicendo: oddio, 40.000 posti di lavoro a rischio per consentire ai Riva di continuare ad ammazzare e ad inquinare. Ha fatto il contrario. Un giorno c'era una conferenza stampa, era il 2009, c'era una conferenza stampa perché bisognava presentare il rapporto ambiente e sicurezza dell'Ilva. E allora Luigi Abate, inviato di Blue Star, che cosa ha fatto? Ha chiesto spiegazione a Emilio Riva, che era il vecchio patron dell'Ilva, ora scomparso, sul boom dei timori, su dei tumori a Taranto. Riva lo ha mandato praticamente a fanculo e gli ha detto: i tumori ve li siete inventati. A quel punto è intervenuto il braccio destro di Riva, l'uomo delle relazioni esterne, quello incaricato di curare i giornali e i giornalisti e i politici. E che cosa ha fatto? Con un balzo ha strappato il microfono dalle mani del giornalista e ha messo in salvo il suo padrone, minacciato niente meno che a delle domande scomode. A quel punto che cosa succede? Che qualche mese dopo questo filmato di Archinà, che strappa il microfono al giornalista importuno, vengono trasmesse su YouTube. E allora il governatore della Puglia, Nichi Vendola, il compagno Nichi Vendola, invece di telefonare al giornalista per dargli la solidarietà per quello che aveva subito, telefona a Girolamo Archinà per complimentarsi del suo gesto contro il giornalista. La telefonata è quella che vi volevo leggere. Oh, come va, presidente? Dice Archinà. Risponde Vendola: sono per dire una cosa seria, anche se sono molto colpito da una scena che ho appena visto ora. I miei amici mi hanno fatto vedere a Roma una conferenza stampa e un'immagine, uno splendido scatto felino. Segue risata. Archinà ride a sua volta. Non potevo riprendermi, dice Vendola. Non potevo riprendermi, ride Vendola. Ho visto una scena fantastica, ride anche Archinà. Col mio capo di gabinetto siamo rimasti molto colpiti, siccome ho capito qual è la situazione, mettiamo subito in agenda un incontro con l'ingegnere, cioè con Riva. Archinà: no, state tranquilli, non è che mi sono scordato, come fare? Perché ho paura che metto la faccia mia e si possono accendere ancora di più i fuochi. Lo sapeva che se incontrava i Riva la gente poteva incazzarsi. E allora gli fa ancora una volta i complimenti per quel balzo felino, descrivendolo come se fosse un gesto atletico, un balzo meraviglioso. Ecco, va bene, noi dobbiamo, ognuno fa la sua parte, dobbiamo però sapere, a prescindere da tutti i procedimenti, le cose, le iniziative, l'Ilva è una realtà produttiva, non possiamo rinunciare, quindi diciamo, fermo restando tutto, dobbiamo vederci, dare garanzie. Volevo dirglielo perché voleva chiamare Riva e dirgli che io, il presidente, non si è sfilato.
E vabbè, e alla fine mi hanno detto ti dobbiamo far vedere una conferenza stampa sull'Ilva. Ho detto e come mai a voi vi interessa l'Ilva? C'è un'immagine molto divertente, stupenda, uno scatto fantastico e complimenti, siamo stati un quarto d'ora a ridere perché è stata una scena fantastica e il giornalista viene chiamato quella faccia di provocatore. Ecco, io ho finito dicendo...